Come può essere definita la stagione 1991-92? Un rito di passaggio? La fine di un'epoca? Una stagione maledetta? L'anno della consapevolezza? Il preludio al dominio del GOAT? Ma comunque la si definisca, la stagione 91-92 è quella in cui MJ rimane solo. L'unica vera superstar del basket a stelle e strisce. In contrastato regnante con buona pace dei Clyde Drexler, dei Charles Barkley, dei Karl Malone e degli Hakeem Olajuwon o Patrick Ewing. E nonostante negli Stati Uniti si cerchi di trovargli via via un degno antagonista, lui alla fine riuscirà sempre a far tornare chiunque coi piedi ben saldi a terra e da casa propria, con la coda tra le gambe. I suoi piedi, invece, sono ad 1,5 metri dal parquet, sempre e comunque. È una stagione strana, è una stagione per certi versi maledetta, stregata, ma unica. È una stagione che per un motivo o per un altro ci ha privato in un colpo solo di entrambi i dominatori degli anni Ottanta, lasciando campo aperto a colui che diventerà il dominatore dei 90s. Benvenuti nella stagione NBA 1991-92. Il draft NBA va in scena il 26 giugno del 1991 ed all'interno del Madison Square Garden le chiamate si succedono una dietro l'altra. Alla 1 Larry Johnson, la sua carriera durerà 10 stagioni suddivise in modo equo tra Charlotte Hornets e New York Knicks, con cui raggiungerà le finali nel 1999 con la testa di serie numero 8. Alla 2 Kenny Anderson, scelto dai New Jersey Nets e successivamente gira mondo NBA con altre 8 squadre prima di terminare la carriera allo Zalgiris di Kaunas. Entrano poi Steve Smith alla 5, egregio giocatore e buon tiratore, ora commentatore. Luke Longley, che diverrà il centro titolare del secondo tripit dei Bulls. Terrell Brandon, Dale Davis e Chris Gatling, tutti buoni giocatori ma nessuno realmente eccezionale. Quello che invece gli equilibri li sposterà, e nemmeno poco, sia dentro che fuori dal campo, viene scelto alla numero 4 dai Denver Nuggets. Si tratta di un centro africano, originario dello Zaire ed in uscita da Georgetown, di Kembe Mutombo, futuro dominatore del pitturato, con 4 premi di difensore dell'anno in saccoccia ed una Hall of Fame guadagnata a suon di ditoni alzati in faccia ai tentativi di Poster ai suoi danni. Che di che fosse un fenomeno difensivo lo si era già notato al college, ma il primo anno andò ben oltre le più rosee aspettative. Quasi 17 punti, più di 12 rimbalzi e tantissime stoppate. Ma dopo il draft, la stagione è alle porte. Larry Bird ha la schiena a pezzi e dopo la clamorosa gara 5, vinta contro i suoi Indiana Pacers nella stagione precedente, in preda agli spasmi di dolore alla schiena dopo aver sbattuto violentemente il capo a terra, è pronto ad allacciarsi le sue Converse verde Celtics per l'ultima stagione della sua immensa carriera, fatta di 13 anni NBA, gli ultimi 4 passati steso in panchina tra un'azione e l'altra, con quella maledettissima schiena a tormentarlo. Ma Larry Legend non è uno che fa passerelle o che è disposto a continuare a giocare facendo la figurina, e nonostante i suoi enormi problemi fisici termina la sua ultimissima stagione NBA a 20 punti, quasi 10 rimbalzi e più di 6 assist di media. Partite giocate, però, solamente 45. Non ne ha proprio più, lo si vede chiaramente e nettamente, come lui anche i compagni di una vita, Kevin McHale e Robert Parrish. Dennis Johnson, invece, ha già smesso da più di un anno. La sua carriera si avvia al termine, con 3 titoli, 3 premi di MVP consecutivi, 2 MVP delle Finals e miglior tiratore da 3 punti della storia, almeno per ora. Ma non c'è da battersi, ragazzi, il futuro dei Celtics appare comunque solido. Reggie Lewis è una furia, Kevin Gamble, Dee Brown e un giovane Brian Shaw seguono a ruota, insieme con il rookie Rick Fox, che anni dopo farà le fortune degli eterni rivali dei Lakers. Per loro, miglior record dell'Atlantic Division, a pari merito coi Knicks. 51 vittorie stagionali. Sarà l'ultima stagione da 50 vittorie sino al 2008. Ma parliamo dei Knicks. Finalmente hanno trovato il loro condottiero. Si siede sulla scottante ed ambiziosa panchina dei Knickerbockers Pat Riley, regista ed attore dello Showtime Lakers degli anni 80.
In campo, la squadra sarà decisamente diversa da quei giallo-viola. Senza Magic non si può correre come ai vecchi tempi, ma con Mark Jackson a giostrare l'attacco, un giovane John Starks a farsi spazio ed il poker, formato da Ewing, Oakley, McDaniels ed Anthony Mason, bisogna puntare assolutamente sulla fisicità. Ne viene fuori un mix tra i Bad Boys di Detroit e parte di quei Lakers, una squadra tosta, ma che a tratti sapeva essere anche elettrizzante. Forse l'ultima vera squadra a far infuocare di passione il Madison Square Garden, con partite e serie di playoff al cardiopalmo. Nel frattempo, chi delude tanto, troppo, per quelli che erano gli standard a cui ci aveva abituati, è Sir Charles Barkley, che con Philadelphia non arriverà nemmeno ai playoff, scatenando le ire di tifosi e franchigia. Situazione destinata ad un cambiamento drastico nella stagione successiva. Ci sono i Bulls, di cui parleremo ampiamente in corso d'opera, e poi dei clamorosi ed insospettabili Cleveland Cavaliers. I Cavs sono una squadra a cui nessuno dava credito, quotata a 40 ad inizio stagione. Eppure non è che mancassero i giocatori. L'allenatore era Lenny Wilkins ed in campo spiccavano i nomi del playmaker Mark Price e del centro Brad Doherty, coadiuvati dal veterano Larry Nance, padre di quello attuale ed ex schiacciatore di altissimo livello, dal ben noto Craig Hilo, che più ricordano come vittima del primo buzzer beater nella carriera playoff di Michael Jordan, John Hot Rod Williams, arrestato nell'85 per uno scandalo scommesse, riabilitato in NBA e prematuramente scomparso l'11 dicembre del 2015, e da Steve Kerr, un biondino destinato a fare le fortune di Bulls e Spurs in campo e di Golden State in panchina. È una squadra talmente standard che risulta però tremendamente fuori dagli schemi per l'evoluzione atletica e fisica che sta avendo il basket NBA. La seconda miglior squadra offensiva della Lega, ma una delle ultime per pace, per ritmo di gioco. La coppia Price-Doherty si trova in campo alla grande, sono una sorta di Stockton e Malone, ma solamente per questa stagione. La carriera di Doherty terminerà infatti anzitempo, solamente 2 anni dopo, per seri problemi alla schiena. Ad ovest, invece, la situazione ad inizio anno sembra più delineata. I favoriti sono Lakers e Blazers, mentre le outsider sono i Suns di Hornacek, Meyerly e Kevin Johnson e i Golden State Warriors di Chris Mullin, Tim Hardaway e Sarunas Marciulionis. Il lituano diventa un simbolo di quei Warriors ed il peso sul quale far leva per l'ingresso di ulteriori europei in NBA, anche perché i Run TMC si sono sciolti. Mitch Richmond è stato ceduto ai Sacramento Kings in cambio di Billy Owens, 22enne prospetto che però avrà una carriera piuttosto travagliata. Sacramento Kings che provano anche a dare un'ultima chance a quel grande ma sfortunatissimo giocatore, che era Ralph Sampson. Niente da fare, troppi problemi fisici lo costringeranno al ritiro anticipatissimo. Ci sono poi gli Spurs di David Robinson, i nuovissimi Seattle Supersonics di Gary Payton, Sean Kemp e George Karl e gli Utah Jazz, che per la prima stagione giocano al loro nuovissimo Delta Center, teatro futuro di memorabili momenti. Questa apparente armonia subisce una scossa senza precedenti il 7 novembre del 1991. La CNN annuncia al mondo: Magic Johnson è stato colpito dall'AIDS. È la fine della sua carriera. A 32 anni, uno dei migliori giocatori di tutti i tempi ha contratto il virus HIV. In breve viene convocata una conferenza stampa. Magic si presenta e dichiara: "I test non ammettono dubbi, sono stato colpito dal virus HIV. Ora sto bene, ma non posso rischiare oltre, per questo sono costretto a lasciare i Lakers." Because of the HIV virus that I have attained, I will have to retire from the Lakers today. Quel momento specifico, oltre ad essere rimasto nella mente e negli occhi di tutti coloro che lo hanno vissuto, trasformò per sempre tutta la società americana. Cambiò completamente la percezione di una malattia di cui all'epoca si conosceva realmente poco. È una tragedia per me e per tutti gli amanti dello sport. Magic è un eroe. Queste le parole del presidente Bush, accusato di aver sottovalutato il problema HIV.
Quello che dapprima sembrava un problema circoscritto al mondo omosessuale e pertanto per lo più ignorato e sottovalutato dalla bigotta società dell'epoca, non che si siano fatti dei grandi passi avanti in tal senso, ora diviene un problema centrale. Il pericolo riguarda tutti, nessuno escluso. Magic diventa immediatamente ambasciatore della lotta all'AIDS, che all'epoca, negli States, aveva causato 125.000 morti e contava più di 200.000 malati. Il sorriso di Magic, però, non si spense. Non sono morto e per quanto mi riguarda voglio vivere a lungo, venire qui a vedere le vostre partite e rompervi le scatole. In NBA, ma in tutto il mondo sportivo, le reazioni sono state molteplici. Non oso immaginare cosa sarebbe accaduto in era social. Sta di fatto che in seguito a queste dichiarazioni, Charles Barkley decise di abbandonare il numero 34 e vestire il 32 in onore di Magic per tutta la stagione, nonostante il 32 fosse uno dei numeri ritirati a Philadelphia. I Lakers, rimasti senza il loro condottiero, sprofondano addirittura sotto i Clippers, raggiungendo i playoff con il seed numero 8 e perdendo al primo turno proprio contro Portland. Ma per la città di LA non è tutto. I Los Angeles Riots del maggio del 92 costringono le due franchigie a giocare le prime partite di playoff lontano dalle mura amiche. I Lakers a Las Vegas e i Clippers ad Anaheim. Cosa furono le LA Riots? Per farvela molto breve, provate a ricordare ciò che è accaduto nel 2020 nel Minnesota con George Floyd e tornate indietro di quasi 30 anni per rivivere scene simili, ma a Los Angeles. Ora, capite perché gli afroamericani, nonostante tutto, abbiano le loro ragioni? Ma prima di arrivare ai playoff, altri due eventi destinati a far la storia. Primo. Il 18 febbraio Don Chaney viene licenziato dai Rockets, che danno il ruolo di head coach all'allora assistente Rudy Tomjanovic. Il resto è storia. Secondo. All-Star Game NBA ad Orlando. Magic Johnson torna in campo anche perché le cure a cui è sottoposto stanno contenendo il virus e sembrano più che efficaci. In un tripudio generale Magic si porta a casa il premio di MVP, ma non sarà la sua ultima apparizione né in NBA né soprattutto nel mondo della pallacanestro. Ma che ci dici dei Bulls? Beh, i Bulls sono un rullo compressore. Quello col 23 gioca l'ennesima stagione a 30 di media e vince il premio di MVP. Lui, Pippen e Grant sono indomabili. Sono il primo attacco ed una delle migliori difese. Terminano la stagione con 67 vittorie, con uno scarto medio di 10 punti contro quasi tutti. La stagione appare talmente scontata che ad un certo punto i media statunitensi, pur di rendere più frizzante la contesa, tentano di avanzare l'ipotesi che Clyde Drexler, l'allora leader dei Portland Trail Blazers, fosse alla pari di Michael Jordan e che Portland fosse addirittura più forte. Errore madornale. MJ, come sempre, prende spunto da queste diatribe per scatenare l'inferno e nei playoff. Inferno sarà. Playoff 1991-92. Ricordate le varie definizioni di inizio video? Bene, qui tornano tutte. Rito di passaggio. I Bad Boys di Detroit, dopo una stagione stranamente anonima, perdono al primo turno dei playoff contro quelli che saranno considerati all'unisono i nuovi cattivi ragazzi. I New York Knicks di Pat Riley vincono 3-2, una serie ruvidissima, maschia, in cui già il raggiungimento dei 90 punti è da considerarsi miracoloso. Questa sconfitta segna la fine dell'era Chuck Daly ai Pistons e più in generale la fine della magia nella Motor City. È un lento declino per tutti, ma non per Dennis Rodman, che da questa stagione comincerà una striscia di 7 anni consecutivi come leader di rimbalzi, record NBA. Nel 91-92 chiude a 18.7 di media, sovrumano. Ma se da un lato la sua cattiveria in campo è clamorosa, dall'altro cominciano a preoccupare alcuni suoi atteggiamenti. Quel fragile ragazzo vive malissimo la caduta di quei Pistons e soprattutto l'addio di Coach Daly. A breve diventerà ufficialmente The Worm, il verme, ma non prima dell'evento che caratterizzerà la sua carriera,
ma lo narrerò più avanti in questa stessa serie. La fine di un'epoca. I Celtics, senza Bird, vincono al primo turno contro i Pacers di Reggie Miller, pur con soli 9 giocatori a roster. Nel secondo turno, contro quei Cleveland Cavs sorprendenti, rientra anche Larry Bird, ma non si regge in piedi. Gioca solamente 4 partite su 7, due delle quali entrando dalla panchina. Sono le ultime apparizioni del Hick from French Lick sul parquet NBA. La serie la vincono i Cavs 4-3, in una gara 7 dominata dal primo all'ultimo minuto da Brad Doherty. I Boston Celtics, dopo decenni gloriosi, sono al capolinea. Una stagione maledetta. I Lakers, dopo quel 7 novembre, sono senza la loro guida tecnica e spirituale. Viaggiano come pecore smarrite verso l'ottavo posto nei playoff, ma al primo turno non possono nulla contro Clyde the Glide, che ci passa sopra con i suoi quasi 27 punti di media. Stagione maledetta. Magic aveva solamente 32 anni e quel virus ci ha privato di vederlo per altre almeno 4-5 stagioni al suo splendore. La NBA, nel frattempo, comincia a sfregarsi le mani. La sfida Jordan contro Drexler è sempre più vicina, ma prima c'è una serie che darà il via ad un decennio di rivalità maschia. L'anno della consapevolezza. Bulls-Knicks 4-3, oltre ad essere la serie più bella di questi playoff, è anche l'inizio ufficiale della contesa. Bulls-Knicks sarà la rivalità del decennio. Una serie che Jordan e Ewing giocano al loro massimo splendore, il primo con la solita onnipotenza offensiva senza pari, il secondo con un dominio sotto canestro degno del miglior centro NBA, con buona pace di tutti gli altri. Alla fine, però, si arriva dove la NBA voleva si arrivasse. È Chicago contro Portland, è Michael Jordan contro Clyde Drexler. Il preludio al dominio del GOAT. Gara 1 delle finali NBA è paurosa. MJ, pungolato dall'essere considerato alla pari se non addirittura un filo sotto a Drexler da parte di alcuni, mette in chiaro da subito l'assunto. Nel primo tempo di gara 1 segna 35 punti con 6 triple a referto e dopo l'ultima bomba il famoso shrug. Allarga le mani come a dire «Ehi, non posso farci nulla». Con la serie sul 2-2 la sgasata decisiva. In gara 6 e 7 i Bulls la chiudono con autorità. Jordan domina Drexler sotto ogni aspetto del gioco, chiudendo una paurosa serie di finale a quasi 36 punti di media e mettendo in chiaro al mondo intero che come lui, in questo momento storico, non esiste nessuno. I Bulls sono, di nuovo, campioni NBA. Il repeat è servito. E mentre ad est le gerarchie sono ben definite, ad ovest ci si prepara ad un gigantesco scossone. A presto per la stagione 1992-93.